Buongiorno e bentornati sul mio canale. È arrivato settembre e una ricetta che da tanto tempo mi ero prefissata di fare proprio per il periodo di settembre sono i settembrini. I settembrini sono proprio tipici di questo periodo perché abbiamo i fichi a disposizione e infatti questi biscotti sono di una buonissima frolla con un interno di marmellata di fichi. Iniziamo con preparare in una ciotola la farina di riso e una piccola parte di fecola di patate. In questo modo avremo una frolla molto friabile e perfetta da abbinare poi alla nostra farcitura. Una volta fatto questo, uniremo lo zucchero. Naturalmente poi in descrizione vi metterò esattamente tutte le dosi di questa ricetta. A questo mio insieme di ingredienti secchi aggiungo anche il mio esubero. Come sapete, a me piace consumare l'esubero in ricette come biscotti, le piadine, proprio per evitare di sprecarlo e buttarlo. Ciò non toglie che questa ricetta la potrete fare semplicemente anche aggiungendo mezza bustina di lievito per dolci o eventualmente anche solo un cucchiaino di bicarbonato. Come sapete, appunto, ripeto, uso l'esubero, così lo consumo dopo aver fatto i miei rinfreschi. Vado a unire con una semplicissima forchetta il mio esubero agli ingredienti che ho messo precedentemente, quindi le farine e lo zucchero, e in questo modo comincio già a spezzettarlo, distribuirlo. E una volta fatto questo, vado avanti ad inserire gli altri ingredienti. Il pizzico di sale che nelle frolle ci vuole sempre, ed è proprio il pizzico. Per non dimenticarcelo, un po' di aroma. Potete scegliere di utilizzare un aroma al limone, eventualmente della scorza di limone o d'arancio, e su questo ad esempio c'è un mio tutorial per preparare la polvere d'arancio. In questo caso io metto semplicemente una goccia di olio essenziale di limone, che aromatizza benissimo i miei preparati e dà un aroma anche semplicemente con una piccolissima quantità. Una volta fatto questo, unirò il mio burro, che farò proprio piano piano, quindi ne metterò alcuni pezzetti e andrò a schiacciarlo con la forchetta nelle mie farine. Lo faccio in questo modo, unendolo poco per volta, in maniera tale da non toccarlo troppo con le mani calde. Siamo a settembre, le giornate sono un po' ballerine, fino a ieri era piena estate, oggi sono accompagnata da una bella pioggerellina e quindi le temperature diciamo che sono comunque ancora abbastanza alte. Fino a ieri avevamo praticamente 30-32 gradi. Oggi vedremo con la pioggia se qualcosa cambierà. Quindi le prime operazioni che si fanno con la frolla si fanno senza utilizzare troppo le mani, proprio per evitare di scaldare il nostro burro. E vado avanti ad inserire gli ultimi pezzettini nella mia ciotola. In questo modo proprio distribuirò il mio burro su tutte le farine. Questa operazione, se volete, la potete fare anche in un frullatore. Io, giustamente, per farvi vedere bene le varie operazioni e i vari passaggi, anche perché io generalmente comunque faccio tutto a mano, ve lo faccio vedere proprio in questo modo. Ma veramente con una semplice forchetta si può tranquillamente portare avanti la ricetta senza troppa fatica. Ecco qua, il burro è più o meno distribuito, poi chiaramente faremo la nostra fase di impasto, quindi non vi preoccupate, anche se rimangono dei pezzettini andremo a eliminarli poi con la fase di impastatura. Però questa prima operazione preliminare va benissimo in questo modo. Ultimo ingrediente che andrà a legare la nostra frolla è un uovo intero. Io ne ho uno piccolino, che è perfetto perché non è un grosso quantitativo e mi aiuterà a legare comunque la mia frolla. Diciamo che è sufficiente un uovo piccolo medio.
abbiamo comunque già il burro che va un po' a fare da legante. Ecco qua, già comunque la nostra frolla inizia ad avere una consistenza un po' diversa, perché l'uovo si distribuisce e rende un po' più umido e sabbioso il nostro composto. Una volta fatta questa operazione, andremo a procedere invece con le mani e andremo a compattare il nostro panetto per ottenere la nostra frolla. In questo caso andremo a schiacciare proprio tutti gli ingredienti per unirli tra loro. Molto rapidamente. Fino a che riusciremo a compattare proprio il nostro composto. In base al tipo di farina, alla granulometria della farina e alla grandezza del vostro uovo, potrebbe essere necessario eventualmente aggiungere magari un goccio d'acqua in più se l'uovo è molto piccolo, per esempio, e se la farina assorbe più del previsto. Perché comunque dipende molto, le farine di riso non sono tutte uguali e per quanto si va a scegliere una farina molto fine, che io poi è quella che utilizzo anche per i rinfreschi e tutto, quindi è proprio una farina abbastanza impalpabile. Però chiaramente dovete fare attenzione a questo. Ecco, con la frolla, se mai doveste vedere proprio la necessità di aggiungere del liquido, usate acqua fredda, sempre per lo stesso motivo di prima. Vedete però che qui comincia già a compattarsi. Possiamo proseguire in ciotola oppure mettere il nostro composto sul tavolo in maniera tale da essere più facilitati poi a compattare il tutto. Per cui io passo il mio composto sul tavolo e vado a fare lo stesso lavoro di prima, ma così, sul piano. In questo modo tutte le briciole che si sono formate le andremo a compattare nel nostro panetto. E vedrete che lavorando un po' il nostro impasto otterremo un bel panetto liscio. Con queste dosi dovrebbe venire comunque una ottima frolla senza dover fare aggiunte particolari. Come vedete, già comincia a cambiare consistenza. E abbiamo qui quasi pronto il nostro panetto. Una volta fatto questo, chiaramente avremo bisogno di formare i nostri biscotti. E se fa caldo, se la nostra frolla la vediamo che è troppo friabile sotto le mani, se abbiamo difficoltà nello stendere, possiamo fare un brevissimo passaggio in frigorifero del nostro impasto. Il frigorifero ci può essere d'aiuto soprattutto d'estate. Ecco qua, la nostra frolla praticamente è pronta, come vedete è morbida ed è ben compatta. Ecco qua, il mio panetto era pronto, l'ho lasciato giusto 10 minuti in frigorifero proprio perché aveva un attimino preso troppo il calore delle mani, come vi dicevo oggi è una giornata calda, quindi ho approfittato. Uso una carta forno per aiutarmi a stenderlo, eventualmente se si fa un po' fatica si può anche mettere un velo, ma proprio un velo di farina di riso sulla carta forno, si va a schiacciare inizialmente con le mani il nostro panetto e con un velo al di sopra, eventualmente anche sul nostro mattarello, ma proprio poco, giusto per evitare che si attacchi e per aiutarci un po'. Anche perché se mettiamo troppa farina, rischiamo che la nostra frolla poi vada a diventare troppo asciutta e si vada a spaccare. In questo modo io stendo, possiamo anche utilizzare due fogli di carta forno messi uno sopra l'altro, se pensate che vi possa essere più d'aiuto e potete fare magari meno fatica nella stesura. Però se la frolla è ben compatta si riesce tranquillamente a fare una cosa anche in questo modo. Andremo a stendere un rettangolo
perché in questo caso abbiamo bisogno che la nostra frolla prenda la forma di un rettangolo per poterla poi tagliare e creare proprio i nostri biscotti da farcire. Eventualmente, se ci fosse difficoltà a smussare i bordi, ci aiutiamo con un tarocco e andiamo proprio a creare questo nostro rettangolo. In questo modo io cerco di evitare gli sprechi e di non buttare ritagli di impasto che altrimenti rischierei di dover appunto sprecare. Riesco in questo modo a utilizzare tutta la frolla che io ho preparato e ad allargarla molto bene. Ogni tanto vado a raddrizzare i bordi. Se proprio doveste avere dei rimasugli, potete staccarli e attaccarli dove magari invece mancano, perché alla fine la frolla si può un po' modellare anche in questo modo e abbiamo la possibilità di adattarla un po'. Non abbiamo grossi problemi, quindi finché non abbiamo finito di stendere il nostro rettangolo, possiamo aggiustare e smussare i vari bordi. Basterà poi schiacciare la parte che abbiamo unito a tutto il resto. Ecco, io stenderò una frolla di circa 4 mm di spessore. Ecco, non una frolla troppo fine, ma nemmeno troppo alta. Quindi ciò che sono i ritagli che faccio eventualmente, li aggiungo dove la frolla mi manca e vado proprio a schiacciarla e a ricompattarla con il resto. In questo modo riuscirò quindi a ottenere un rettangolo abbastanza regolare. E poi con il mattarello vado a schiacciare meglio e a unire a tutto il resto. Una volta che avrò ottenuto il mio rettangolo più o meno regolare, non state a diventare matti a farlo proprio preciso, perché tanto poi lo aggiustiamo in corso d'opera, anche perché la parte più frastagliata la metteremo internamente, quindi andremo a risolvere il problema. Ecco, in questo caso sarà un 30x25. Io faccio 3 strisce di impasto da circa 10 cm. Taglio semplicemente così, con un tarocco. Ok, anche perché la frolla è facilissima da tagliare. Ok, fatto questo, andrò a mettere su una parte della mia striscia il mio ripieno. In questo caso ho messo insieme la mia marmellata di fichi e le mandorle tritate finemente. Prendo il mio composto e lo metto lungo la linea dei miei biscotti. Adesso cerco di distribuirlo ugualmente su tutti e tre in maniera tale che siano più o meno tutti farciti allo stesso modo. Se mai ne faceste di più, lo potete tranquillamente utilizzare per spalmarlo sopra le vostre fette biscottate al mattino. C'è la ricetta delle mie fette biscottate che è speciale, ve la consiglio, la trovate tra i miei tutorial ed è una delle ricette che faccio più spesso ultimamente, perché come vi dicevo in altri video, io ho mangiato per tantissimo tempo solo gallette di riso e una volta che sono riuscita a portare a termine una ricetta di fette biscottate che mi ha permesso di fare un cambio colazione, ne sono stata più che felice. Chiacchiero intanto che spalmo la mia marmellata, Le avete provate un po' di mie ricette, vero? Scrivetelo nei commenti, sono curiosa di sapere se le provate e come risultano. Ce ne sono alcune davvero buonissime. Ecco qua, una volta che ho messo la mia marmellata, il mio composto di marmellata e mandorle sulle mie strisce, andrò a chiuderle e adesso vi faccio vedere come.
Una volta quindi dicevo che le mie strisce sono pronte con il ripieno, con l'aiuto di un tarocco o della carta forno anche, perché io posso fare anche questo tipo di lavoro. Mi accompagno con la carta forno, è per questo motivo che io ho utilizzato la carta forno per fare questa stesura, perché in questo modo sarò più facilitata a fare questo discorso e ad aver già i miei biscotti a disposizione sulla teglia, perché mi basterà spostare il tutto sulla teglia. Vado quindi a chiudere i miei rotolini in questo modo, vado a compattare la mia frolla al di sopra per chiudere e andrò poi a fare un passaggio in frigorifero affinché prendano comunque una certa consistenza e mi sarà poi più semplice tagliarli per poi andarli a infornare già formati. Naturalmente procedo così anche con le altre forme. Quindi vado a chiudere la prima parte in questo modo e vado poi ad appoggiare l'altro lato della frolla. Ecco, diciamo che dal lato dove ho la possibilità di aiutarmi con la carta forno è tutto più semplice, però è fattibile. Ecco qua, faccio tutto per le tre strisce e metto in frigorifero. Vi faccio vedere quello che intendevo. Ecco qua, io prendo i miei tre rotolini farciti e li vado a mettere in frigorifero fino a quando diventeranno abbastanza duri da poterli tagliare senza che si sbriciolino. Sono tornata con i miei salsicciotti che hanno fatto il riposo in frigorifero, infatti adesso sono belli solidi e quindi posso. In questo modo io potrò procedere al taglio dei miei tronchetti senza avere difficoltà e senza che la mia frolla si sbricioli. Con l'aiuto di un semplicissimo coltello alla matita vado proprio a tagliare i miei tronchetti di frolla. Più o meno alla stessa distanza, li avrò fatti di circa un 3 centimetri, ecco, mettiamo più o meno per darvi un'indicazione, poi valutate voi in base a quanto grandi fate i vostri rotolini. Faccio quindi un taglio netto. Se si sporca la lama, andrò a pulirla. Una volta fatti i miei tronchetti, vedete che sono divisi, li distribuirò sulla mia teglia. Una volta distribuiti sulla mia teglia i miei biscotti, andrò a scaldare il forno in funzione statica tranquillamente, potete anche utilizzare il ventilato, non ci sono problemi, eventualmente regolatevi sulla cottura. E la cottura sarà a 180 gradi per circa una ventina di minuti. Anche qui, come vi dico sempre, i forni sono tutti differenti, per cui fate attenzione che i vostri biscotti non vadano a bruciarsi, devono dorarsi sotto, ma non devono diventare troppo scuri. Io ho l'abitudine, mentre vado a scaldare il forno, di mettere comunque i miei biscotti in frigorifero, in maniera tale che vadano a mantenere la loro forma e con il calore, soprattutto di questi giorni, non vadano a perdere proprio la forma una volta che li metto in forno. Quindi ci vediamo con i biscotti pronti. Eccomi quindi con i miei settembrini pronti. Sono davvero buonissimi, friabilissimi e hanno un gusto davvero ottimo.
Nella mia frolla non ho messo tantissimo zucchero perché ho fatto questa scelta per avere un buon contrasto con la marmellata di fichi che c'è all'interno. Chiaramente potrete eventualmente decidere di aggiungerne un po', però per il mio gusto personale questa è veramente la dose perfetta. Ho messo qualcuno di questi biscotti su questo tagliere, poi li andrò a riporre in questa scatola di latta che io utilizzo proprio per tutti i miei biscotti. A questo punto, con la mia ricetta di settembrini che finalmente sono riuscita a fare prima della fine di settembre, non mi resta che rimandarvi alla prossima ricetta. Vi ricordo di attivare la campanella per non perderne nessuna e per non perdere nessuno dei miei tutorial. Vi invito a seguirmi anche sui miei profili Facebook e Instagram, dove io condivido ricette del quotidiano e anche qualche piccolo consiglio sulla gestione del lievito madre e sulle ricette che io preparo, e dove sarà più facile farmi delle domande un po' più dirette se avete delle curiosità. E a questo punto, con la mia ricetta di settembrini, vi saluto e vi auguro una buona giornata. Ci vediamo alla prossima ricetta.